ricordare con un giochetto che si faceva un tempo, alcuni di voi ricorderanno di quel signore, che un tempo per incontrarsi tra ragazzi e ragazza si incontrava solo alle feste, quindi bisognava approfittare dell'occasione. Quindi al tempo della mietitura esisteva questo gioco che si chiama il gioco del nibbio, Tutti voi sapete cos'è il nibbio? Qualcuno lo sa? Ah, no. Ogni tanto qualcuno me lo chiede. È un uccello simile al falco. Una pace. Una pace. Nel senso che è rapace. È pure pericoloso. E come si riconosce per non sbagliarsi? Dalla coda biforcuta. Il verso che più o meno fa. No, dico male, due. Allora, questo gioco consiste nel cantare tutti insieme questo canto che chiamerà il nibbio. Quindi il nibbio arriva fra di noi e gira e si posa sulla testa di una giovane ragazza, insomma, o qualcuno che non è sposato, una donna non sposata. Così tutti i partecipanti sono invitati a scegliere per lei un giovane marito. E lei ovviamente potrà decidere se gli piace o non gli piace. Comunque proviamo. Posso dire una cosa? Insieme, posso? Va. Posso? Sì. Penso che questo è originario di Ferrandina. Questo, ma non di Pesticci. Di Ferrandina. Allora tu lo conosci. Allora tu conosci già la canzone. Certo, lo so. Allora possiamo cantare. Dai. Oh,
sera.